le squadre piccole abbiamo fatto fatica, quasi sempre fatto fatica perché non ti so spiegare bene perché, però diciamo che per una squadra che prova a giocare tendono a concedere sempre di meno, a chiudere qualsiasi spazio, diventa una partita sempre sporca. Forse non siamo una squadra che riesce nelle partite sporche a esprimere cioè il massimo potenziale, a creare anche quelle azioni brutte, sporche di seconde palle che magari ti consentono di arrivare a creare occasioni da gol. Al di là del gol, credo che a parte l'occasione di Mimmo al primo tempo, pulita, abbiamo creato poco. Questo lo posso inficiare magari a non tantissima brillantezza per le 3 partite di una settimana. Il fatto che non facciamo gol, e magari non siamo una squadra che segna poco da tutto l'anno, non so dirti realmente quale sia il motivo. Non siamo neanche una squadra che crea 10-15 palle gol, fondamentalmente, c'è una squadra che gioca più sulla compattezza, più sull'essere squadra che sul produrre grandi azioni, belle azioni. Questo siamo sempre stati dall'inizio dell'anno, credo dall'inizio, anche quando si vinceva tutte quelle, abbiamo fatto quel filotto, c'erano sempre 2 o 3 occasioni a partita, magari riuscivamo a sfruttarle. Dire, non siamo mai una squadra che ha creato 15 palle gol nitide, 10 palle gol nitide in una partita, non è mai successo, quindi non mi preoccupa quel discorso là. Dispiace perché se oggi magari la sbloccavamo noi, queste partite, come ben saprai, trovi il vantaggio, diventano partite diverse perché loro i punti li servono tantissimo in questo momento e quindi devi aprire uno spiraglio. È facile giocare tutti dietro. Quando vai in vantaggio, se andiamo in vantaggio primo tempo, magari diventa la nostra partita. Cerchiamo di lavorare, di capire che dobbiamo magari aggredire le partite in maniera differente, soprattutto in questo momento, perché è dura contro tutti. Cioè, veramente dura contro tutti perché i punti pesano tantissimo. Per quello si dice sempre che il girone di ritorno è differente dal girone d'andata. Dobbiamo fare qualcosa in più. Noi stiamo mettendo il massimo, speriamo che la prossima volta giri dalla parte nostra. Faremo di tutto per farlo girare dalla parte nostra.